Totem ceramiche, da 25 anni, non è un modo di dire. Totem ceramiche, lo spazio che abito. Bentrovati dalla redazione, apriamo con le notizie, è subito un'altra emergenza idrica. Senza acqua da dieci giorni e tante famiglie si sono dovute rivolgere ai privati delle autobotti a Carlo Soprano e ancora emergenza idrica appunto. Niente acqua nelle abitazioni di via Danubio, di via Cicerone e via Sallustio e i residenti hanno dovuto pagare altre forniture private. Solo qualche giorno fa il sindaco Domenico Messinese e la sua vice Simone Siciliano hanno preannunciato lo sblocco dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione per il rifacimento della rete idrica per un importo di quasi 5 milioni di euro. L'acqua per ora vale oro sia per i soldi e privati delle autobotti sia per quelli che gli utenti pagano a Caltacqua. La cronaca è una carambola tra auto nelle strette strade che incrociano via Rimini e via Maratona. Sono tre i feriti, compresa una 75enne che ha rischiato di essere travolta da una Fiat Panda finita all'interno del garage dove la donna stava cucinando. Poteva essere una tragedia la Fiat Panda da quanto emerge con i rilievi della polizia municipale e dei poliziotti del commissariato avrebbe impattato con un Alfa Romeo causando la carambola. Alla fine l'auto è finita dentro il garage della donna, adibito a vano cucina della sua abitazione. I tre feriti sono stati trasferiti all'ospedale. Vittorio Emanuele Rimaniamo proprio al nosocomio, è stato stipato in astanteria per la mancanza del reparto di malattie infettive e l'indisponibilità di posti letto nel territorio. Dopo quattro giorni di attesa e l'ennesimo rifiuto al ricovero, un paziente di 72 anni ha deciso di voltare le spalle alla sanità pubblica locale e sperare di curare a casa i postumi di una febbre causata da un morso di zecca. Giovedì scorso erano stati i medici a consigliare il ricovero del pensionato dopo aver diagnosticato la patologia. Oggi, dopo essere stato costretto ad un trasferimento, in ambulanza per una consulenza presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, l'uomo ha deciso di interrompere l'inutile permanenza al pronto soccorso. A Balate atteso per anni con il rischio che diventasse l'ennesima opera pubblica incompiuta, adesso va chiuso, lo ha spiegato Domenico Nicotra, segretario nazionale dell'OSAP, riferendosi al carcere di Balate appunto. Il nostro organico è sotto di 500 unità in Sicilia, c'è un 30% di malati cronici e colleghi che stanno per andare in pensione, Giarre, Piazza Armerina, Favignana e Gela sono da chiudere, ha detto, perché accolgono pochi detenuti a fronte di numeri spropositati di agenti penitenziari, insomma inutile dislocare il poco personale a disposizione e istruttore che ospitano un numero ridotto di detenuti, meglio invece concentrarlo nei penitenziari più popolati. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo, gli atleti gelesi hanno dominato al criterium Sign, conquistando 9 delle complessive 11 categorie del campionato Primavera in Bici. A conclusione delle 5 gare disputate sia a Floridia, due tappe Gela, altre due tappe Pozzallo, tra il 4 marzo e il 2 giugno sono i portacolori della SD Velo Club Gela ad aggiudicarsi ben 8 maglie trascinando al primo posto la società sportiva presieduta da Salvatore Aliotta. I gelesi hanno lasciato solo le briciole agli altri ciclisti. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione.